era intenzionato a fare degli altri acquisti e poi si è bloccato, si è arenato tutto. Cioè, c'è un po' di amarezza nel non aver concluso quegli affari che oggi, in questo momento, sarebbero stati decisivi, perché, come hai detto tu, una panchina più lunga avrebbe fatto di gran lunga, scusate il gioco di parole, Certo, comodo, no? è un giocatore di Giroud, poteva sicuramente far comodo a questa squadra, poteva comunque sia dare anche più pressioni a gente come Correa, a gente come, non dico Immobile, perché Immobile quando scende in campo è sempre carico al 100%, però ecco, magari dare più, meno tranquillità, ecco, a Correa o a Caicedo, e dare una rotazione maggiore e comunque sia presentarsi davanti alle difese avversarie con un giocatore come Giroud di livello di calibro internazionale, abituato a giocarsi grandi match, un po' alla Klose, no? Sì. Allora Alex, Però guarda, va bene così, ragazzi. abbiamo già sforato di un minuto, però io ti voglio fare una domanda e mi devi rispondere in maniera secca. Firmeresti Vai, vai. per arrivare a Juve-Lazio con un solo punto di distacco dalla Juventus? Un punto sotto? No, no, voglio arrivare a Juve-Lazio primo in classifica. Giusta risposta. Questione Grande. di mentalità Mamma mia, e la mentalità brividi, brividi. si trasmette Voglio anche sognare, co coi ragazzi, voglio tifosi. sognare. Giusto così. Finalmente, mi Ora piace mai più. sentirti così, fratello mio. Ragazzi, se non lo sapete, no, sono stato sempre molto attento, ho sempre parlato di quarto posto, però adesso, ragazzi, mancano 12 giornate, si riparte tutti alla pari, non si sa quello che può succedere, siamo lì, siamo un punto dalla retta. Abbiamo dimostrato di poter battere l'Inter, di poter battere la Juve nel giro di 15 giorni e assai un trofeo. Abbiamo vinto a Milano dopo 20 anni. Abbiamo perso l'ultima partita a Milano contro l'Inter, è passato un girone e non abbiamo più perso. Ma se non si sogna più adesso, ma quando si sogna? Avanti Lazio. Sante parole. Ciao Alex, buona serata, a lunedì Ciao prossimo. Alex, Ragazzi, vi voglio alla bene sempre e vi prossima. ringrazio, eh. Vi voglio sempre bene e vi ringrazio. Un abbraccio e buona serata a tutti. Grazie a te. Ciao Ciao Alex. grandissimo. Salutiamo il mitico Alex Cicchetti, che ormai è mitico un po' per tutti. Ci dispiace che con lui facciamo, cioè, Ma l'hai siamo contenti? steccato? L'hai Eh? steccato sto giro? Che cosa? Alex, l'hai No, tagliato? No, non lo non l'hai so. tagliato. È Questo porta perché già. male, Che cavolo, ci ha eh? Eh sì, salutato eh? troppo poco stavolta. Comunque siamo in ritardissimo. Vabbè. E niente, dobbiamo andare purtroppo. La prossima settimana commenteremo altre partite e vedremo se la Juve riuscirà a portare a casa un trofeuccio, dai. No? No, smettila, la Ok. devi smettere. Buona serata, Febbre al 90, ritorna lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Tipo cosa? Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti. Non stai dicendo al posto della partita, vero? Beh, non potremmo fare tutte e due. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase.